Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con i miei carissimi milanesi. Quest'oggi lo vedete, siamo in esterna, siamo sul canale Villoresi, siamo all'altezza di Parabiago, quindi diciamo intorno al poco meno della metà dell'intero tragitto degli 84 km del canale Villoresi. Siamo qui perché, se lo sapete, il tema dell'acqua è un tema importante, un tema che stiamo affrontando, che vogliamo affrontare con chi tutti i giorni parla e gestisce appunto acque. E l'avete imparato seguendo Milano News, che quando parliamo di acque, beh, il nostro primo interlocutore è sempre il consorzio Villoresi. Allora quest'oggi siamo potuti venire qui appunto a Parabiago, dove c'è una delle loro sedi, per parlare e capire meglio la situazione, grazie anche al presidente del consorzio. Buonasera, buongiorno ad Alessandro Ferri. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Allora, noi alle nostre spalle vediamo un bellissimo Villoresi che mi viene da dire pieno d'acqua, e invece quando E dico invece pieno. non è pieno, ma lo stiamo bacinizzando in quanto dobbiamo tenere l'acqua per i pesci. Oggi nel Villoresi, che mediamente ha 48 metri cubi di competenza, 48, ok. oggi ne ha 12, perché l'acqua del Villoresi sta scorrendo sui navigli che vanno a irrigare Milano, Bereguardo, il naviglio Pavese e tutta la parte Pavese. Perché è stata fatta questa scelta? È stata fatta questa scelta che è stata per noi un po' una scommessa. Diciamo che fino ad ora ci sta dando dei risultati, nel senso che nell'Alto Milanese la coltivazione maggiore è il mais, e il mais oggi tra 10-15 giorni va in maturazione e poi si può incominciare a trinciare per gli Mietere il anni là. grano, come dicevo una volta. Mentre per quanto riguarda i navigli nella parte abbiatense, milanese e quindi verso il sud, la produzione principale è riso, che è in ritardo. Oggi, fino a mercoledì, stiamo dando acqua, quindi faranno la seconda bagnatura dei campi e poi guardiamo il Padre Eterno, il quale ci dirà se è un po' più clemente con noi e con gli agricoltori. Oggi come oggi diciamo che il raccolto ha sofferto, siamo diciamo al 70% della produzione, mentre in altre parti, Lombardia addirittura, i raccolti sono secchi, il fieno, la fienagione non si è riuscita a fare. Qui riusciamo a Questo riusciamo. contenere. Perché riusciamo a farlo? Perché appunto ci siete voi che avete fatto questa scommessa, anche un po' che diceva, Sì, cercare di capire dove serviva di più o meno d'acqua, nel senso che l'acqua serve ovunque, però quando certo. ce n'è poca bisogna capire un po' a chi dare la precedenza. Adesso la precedenza appunto, diciamo, è al riso, poi tornerà invece più a nord. Giovedì sarà qui, sarà pieno il canale Villoresi e andrà a irrigare tutta la parte nord del Villoresi, che ci metterà in condizione di incominciare a fare tutto il primo raccolto di mais e quindi tamponare quelle che sono le richieste di mangimi che le stalle hanno bisogno, perché vorrei ricordare che per mettere una stalla in produzione ci vuole 20 anni. Per mettere in produzione una mucca, quando vengono uccise, si perde non solo un capitale, Ma ma si 20 anni di lavoro. perde il latte, si E poi, perde tutto. infatti, la siccità è arrivata, no? Come se fosse una novità. In realtà non è proprio così di una grande novità, nel senso che abbiamo avuto anche già altre annate difficili. E ogni volta, voi del Consorzio Villoresi, diciamo senza avere la sfera di cristallo, ma chissà come, o meglio lo sappiamo come, lo sapevate già, nel senso che dicevate sempre attenzione che l'acqua è preziosa, attenzione che la siccità si rischia sempre. Beh, diciamo che è l'esperienza. Ecco. Gli anni sono, non dico parecchi, però insomma gli anni ci sono. I capelli sono grigi e quindi sicuramente l'esperienza di queste siccità che prima capitavano ogni 20 anni, adesso invece sono cicliche.
e quindi dobbiamo sempre essere pronti. In più, noi la prima cosa che noi guardiamo sono le Alpi. Le Alpi sono il nostro rubinetto. Giusto. Se non c'è neve, dobbiamo guardare il cielo. Purtroppo, anche guardando il cielo, quando piove, ci sono gli invasi sulle Alpi per produrre energia. E quindi dobbiamo discutere con coloro che trattengono l'acqua su in montagna e giù a valle manca l'acqua. Quindi fino ad ora c'è stato un dialogo abbastanza sereno e gli idroelettrici ci hanno dato un po' d'acqua. L'ultimo accordo fatto è 1.600.000 metri cubi di acqua che sono stati dati al lago di Como per l'Adda. Vorrei ricordare che ci sono 5 laghi. La Lombardia è la regione che produce il 15% del prodotto lordo vendibile. Sono 15 miliardi e quindi insomma non è il problema, ma è un problema economico non solamente lombardo, ma è un problema economico nazionale. Per il paese nazionale. Quindi credo che da parte mia, ma da parte dei consorzi, ci sia questa volontà di preservare il mondo agricolo, investire molto sui canali, come vede questi sono stati rifatti. Infatti, adesso infatti volevo appunto parlare poi anche di questo, no? Di come il canale da poco è stato, anzi lo scorso anno è stato proprio rifatto quasi totalmente, con anche delle polemiche inutili sul fatto che avete asfaltato il fondo del canale, no? Quando invece l'avete fatto proprio per dire non ci devono più essere perdite d'acqua. Ormai diciamo che il canale Villorese è quasi a prova di perdita completa, giusto? Esatto, ma innanzitutto io capisco che molte volte quando si fanno i lavori noi andiamo a cercare di carpire quelle che sono le tecniche in tutta Europa, in tutto il mondo, quelle già collaudate, e quindi quando abbiamo messo quel materiale, era materiale che era utilizzato ormai da 20 anni. Non era quello delle strade, non era quello delle strade. Tutti sono diventati professori, e quindi se io devo rispondere a tutti, credo che la polemica oggi non sarebbe ancora finita. Credo che la risposta migliore invece sarebbe proprio vedere appunto questi metri cubi che vanno senza perdersi. Esatto, la risposta migliore sono che chilometri? 84 giusto sono? Sì, 84 i 20 chilometri. Milioni che lo Stato ha voluto investire sul nostro progetto ha dato risultati eccezionali, perché i lavori non solo sono stati eseguiti, anzi anticipati nella loro realizzazione, ma addirittura abbiamo avuto degli enormi risparmi. Allora, io vorrei, non è che noi vogliamo dire che siamo bravi e ci meritiamo una medaglia, no, noi lavoriamo per l'interesse del mondo agricolo e per l'interesse della nazione. Basta che ci lasciano lavorare, i risultati si vedono. E quindi, questo è. Grazie mille allora Presidente, buon lavoro, grazie davvero per quello che state facendo e complimenti appunto per questa anche gestione oculata ma intelligente delle acque. Grazie a voi per la vostra attenzione. Ed eccoci ancora qui sul canale, questa volta insieme al direttore Valerio Chinaglia, direttore appunto del Consorzio Villoresi, che sappiamo, l'avete visto, no? Non è solo Villoresi appunto a discapito del nome, ma è anche Navigli, l'abbiamo visto quando abbiamo testimoniato proprio la riapertura ad esempio del Naviglio e il ritorno dell'acqua verso Milano. Direttore, che differenza c'è nel gestire appunto un canale come il Villoresi oppure i Navigli che irrigano tutta Milano e il Pavese? Allora, quest'anno con la siccità che abbiamo avuto a partire dal 13 di giugno, la portata derivata tra Naviglio e Canale Villoresi è stata dimezzata. Questo ha imposto di fare delle turnazioni, quindi abbiamo spostato una parte dell'acqua sul Villoresi per alcuni giorni e poi abbiamo turnato l'acqua sul Naviglio Grande. Con una differenza fondamentale però, che mentre il Naviglio Villoresi, il Canale Villoresi è un canale impermeabilizzato e con
strutture come quella che vedete alle mie spalle, che consentono di bacinizzare il canale, il Naviglio non ha ture e non è impermeabilizzato, è un canale storico a fondo di terra. Quindi, mentre qui siamo riusciti ad irrigare col 63% della portata che utilizziamo normalmente, quindi 35 metri cubi anziché 55, sul Naviglio abbiamo dovuto utilizzare il 90% della portata, quindi 60 metri cubi su 64, con risultati inferiori perché le perdite sono state elevatissime proprio a causa del fatto che l'assenza di precipitazioni ha reso la falda molto povera e quindi il canale ha dovuto prima alimentare la falda e poi trasportare l'acqua. Quindi un canale impermeabilizzato e bacinizzato rende l'utilizzo dell'acqua molto più efficiente. Dobbiamo fare questi interventi anche sui Navigli, altrimenti nei prossimi anni, col perdurare di questa crisi idrica che si suppone sarà una costante, non riusciremo a dare più l'acqua ai campi e quindi a consentire la produzione agricola. Ecco, per fare una cosa del genere bisogna far incominciare a capire la gente la vera utilità del Naviglio, perché molti pensano che il Naviglio serva solo per fare l'aperitivo, altri per farsi la foto bella al tramonto, al massimo arrivare fino a Gaggiano sul ponte, ma invece no, il Naviglio ha una funzione veramente industriale, verrebbe da dire, perché è il polmone, è la vena orta, la cava dell'agricoltura milanese. Sì, anche perché il territorio che irriga il Naviglio è molto più ampio di quello del Villoresi. Il Naviglio è vero che è stato molto ristrutturato per quanto riguarda le sponde, perché le sponde stavano crollando e quindi le sponde servono a consentire il trasporto e il contenimento delle acque, ma non è stato trattato come un canale irriguo moderno, come invece lo è il canale Villoresi, che è nato come canale irriguo. Se si pensa alla disposizione del canale Villoresi, questo va da ovest a est, dal Ticino all'Adda, rimanendo alto a nord di Milano. Questo consente alle acque di scorrere verso il basso senza utilizzo di energia. Il Naviglio invece scende dritto da nord a sud e quindi molta della portata viene persa soltanto per questa disposizione. Poi piega verso Milano ad Abbiate Grasso e ritorna ad essere orizzontale e poi scende col Naviglio di Pavia fino a sud e col Naviglio di Bereguardo fino a Bereguardo. È una natura completamente diversa, il Naviglio si chiama Naviglio perché era navigabile e quindi chiaramente non nasce con una natura irrigua come invece il Villoresi. Bisogna renderlo irriguo creando delle paratoie che consentano di bacinizzarlo, abbattibili, perché sappiamo benissimo che è un canale vincolato e che quindi la soprintendenza vuole mantenere la qualità paesaggistica, storica di questo Naviglio, ma dobbiamo a partire da settembre si può. Noi abbiamo già le due anime. Sì, si possono far vivere le due anime. Noi abbiamo già una di queste ture ad Abbiate Grasso che ci serve per le asciutte. Abbiamo visto in diretta l'apertura della tura insieme a Galli, mi ricordo, l'abbiamo vista. Esatto. Sì. Mettendo queste ture si consente di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua e soprattutto di far alimentare quelle bocche che ci sono sul Naviglio e che sono alte rispetto al livello idrometrico, che oggi è basso per la scarsità d'acqua, in modo tale che tutti possano irrigare con meno portata. E prima raccontava, no? Dice appunto, ricordiamoci che Villoresi passa attraverso tutta la pianura padana, cioè sopra Milano, no? A nord di Milano, 1884, gli vedi in queste aree e cominciano a scavare a pan perduto e finiscono nell'Adda. Se adesso qualcuno proponesse una cosa del genere verrebbe additato come un matto pazzo. Lei gestisce quindi l'opera di folli. L'opera di folli, no, l'opera dell'ingegner Villoresi, che è stato talmente avveduto che la sua statua è situata al centro di Piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico di Milano, quindi un'opera ingegneristica di un ingegnere idraulico veramente proiettato nel futuro, anche se poi all'epoca ovviamente i mezzi che sono stati utilizzati erano i cavalli, gli operai, le ture in terra, sistemi che sicuramente non sono nel futuro, ma l'idea è un'idea proiettata nel futuro. Tanto che infatti siamo qui ancora oggi a parlarne e a vederne l'efficienza e, come diceva appunto, basta poco poi ogni tanto per metterci mano per renderlo sempre più un progetto del futuro.
Sicuramente, perché l'irrigazione a scorrimento propria della Lombardia è un'irrigazione non inefficiente, ma molto utile, soprattutto per l'equilibrio ambientale delle falde che consente, e l'assenza di utilizzo di energia, perché ricordiamoci che anche la sostenibilità dell'irrigazione sta nel non utilizzare energia. Non ci sono pompe, non c'è sollevamento. L'acqua scorre. L'acqua scorre per gravità, da nord verso sud. Ma direttore, allora adesso io la lascio, perché allora andiamo a parlare con i tecnici che magari ci spiegano meglio, ancora meglio, proprio come funziona anche il canale Villoresi, e così che insomma si possa capire anche l'importanza, ogni volta che poi farete una passeggiata in bicicletta lungo il Villoresi capirete anche l'importanza di quello che state guardando. Grazie mille direttore. Grazie a voi. E avete visto, c'è anche una ciclovia, la ciclovia del Villoresi, perché il Villoresi è anche quindi una ciclovia, cioè diventa, vedete, un canale che diventa qualcosa di utile per la cittadinanza, ma rimane comunque sempre un canale. Un canale, come dicevamo, abbiamo detto tante volte questa puntata, 1884 viene costruito dall'idea appunto dell'ingegner Villoresi, e io voglio capire un po' di più, e quindi ho qui uno dei tecnici, Claudio. Sì. Tu cosa fai per il consorzio Villoresi? Io sono 36 anni che sono tecnico del Consorzio Villoresi, che seguo direttamente l'area Villoresi e anche Martesana ultimamente. Perché ricordiamo, il Consorzio Villoresi non è solo Villoresi, è Martesana, è Navigli, è un pezzo di Ticino, insomma tante zone di acqua importanti. La zona di bonifica, Chignolo Po, giù nel Pavese, quindi abbiamo un comprensorio abbastanza vasto. Oltre a fare irrigazione facciamo anche sollevamento in caso di problemi, diciamo, idraulici legati alla sommersione di quei terreni che sono praticamente a ridosso del Po, che potrebbero essere sommersi in caso di, diciamo, di eventi meteorici abbastanza consistenti. Quindi, irrigazione e bonifica. Ecco, io ti chiedo allora, sull'irrigazione, cosa state facendo in questo momento di siccità? Se ho capito bene, presto tu mi spiegherai meglio, state proprio, mi immagino un po' con i rubinetti, no? Da aprire e chiudere in base a chi ne ha più bisogno, chi ne ha meno bisogno, adesso a te, adesso a qualcun altro, giusto? Diciamo che quest'anno è un anno veramente straordinario, diciamo che ecco, proprio... Ecco, non avevi mai visto niente nei tuoi anni di esperienza al Villoresi così? Allora, in passato abbiamo avuto anni siccitosi con delle crisi idriche, che sono iniziate generalmente in anni abbastanza siccitosi, fine giugno, primi di luglio, però un anno come questo, dove la crisi idrica è iniziata subito durante la stagione irrigua, quindi il mese di maggio, non è mai successo. Ma quindi cosa fate? Cosa state facendo? Praticamente noi abbiamo iniziato la turnazione da subito, la settimana di irrigazione, diciamo, dopo la metà di maggio, no? È iniziata col 50% di disponibilità, poco più, dal 50-60%. E quindi abbiamo messo in campo la turnazione, la bacinizzazione del canale, no? Come avete visto con le ture, la turnazione quindicinale, dove un'area bagnava per 7 giorni e l'area successiva bagnava per 7 giorni, quindi un'area chiusa e un'area aperta. Poi sono subentrati i problemi, anche si sono aggravati più che subentrati, e quindi c'è stata la necessità anche di ripartire la poca disponibilità tra Villoresi e Naviglio. Quindi in questo momento stiamo facendo delle turnazioni con il Naviglio Grande, dove la disponibilità viene data al Naviglio per un periodo di 7-10 giorni, dopodiché viene tolta e riportata sul Villoresi. Quindi diciamo per tutta la stagione irrigua abbiamo avuto sempre a disposizione poco più del 50% della disponibilità, e adesso ancora qualcosa meno. Il direttore diceva che però grazie all'efficienza soprattutto del canale Villoresi, anche solo aver usato il 50-60% di disponibilità d'acqua, ha portato comunque ad ottimi risultati. Sì, questo è vero. Il confronto con il Naviglio è un po' impietoso, anche perché storicamente il Naviglio ha una struttura diversa, ha anche delle rogge diverse. Il canale Villoresi è stato proprio concepito come canale di irrigazione, quindi questo ha permesso anche di avere maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse irrigue e minor spreco. Ed è stato anche un vantaggio per tutte quelle aree sottese al canale Villoresi, chiaramente. Come funziona un canale come il Villoresi? Appunto, un canale di 84 km, lunghissimo, che unisce il Ticino all'Adda, che passa sopra Milano, passa a Monza, passa in tantissimi paesi pieni di cultura. Qui siamo a Parabiago. Elisa, ti dico solo, fammi un piacere, girati sulla tua destra, guarda cosa abbiamo, vai, 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 vai.
c'è un'azienda agricola qua, cioè così, in mezzo al paese, trattore, azienda agricola così. Ed è questo, no, l'ambiente che attraversa per 84 chilometri un canale così. Come funziona? Come fanno gli agricoltori? Qua, ecco, questa vai. È una derivazione, vedete, ci sono 6 porte, questa è la derivazione maggiore che abbiamo sul canale di Loresi. Da qui eroghiamo 15 metri cubi al secondo, okay. A fronte di una portata di 55, quindi capite che questa derivazione praticamente può si dividere in 3 derivazioni principali e va a irrigare tutto quelli che sono i canali fino all'area, diciamo, di Milano, Settimo Milanese, Cisliano, Cusago, Vittuone, Bareggio, cioè praticamente è un'area abbastanza estesa. Villoresi praticamente taglia la pianura, diciamo, da ovest ad est, no? E a sud a tutte le buche di derivazione che vanno da nord a sud, come questa, no? Tutte queste derivazioni. Quindi, se ho capito bene, no, noi abbiamo davanti a noi il Ticino, dietro di noi abbiamo l'Adda, esatto. Di là le montagne, quindi quello è il nord, esatto, e questo è il sud. Le derivazioni vanno da questa parte, sempre in direzione sud. Quelli di là come fanno? Quelli di lì praticamente sono sull'asciutto. Ci sono alcuni casi dove abbiamo degli impianti di sollevamento, ok. Piccoli casi, diciamo, però storicamente quelle non sono state aree che praticamente sono rimaste all'asciutto. Però da qui tutto in giù fino, diciamo, quasi arrivare al Naviglio, appunto, fino l'acqua, Naviglio, l'acqua, diciamo. del Villoresi taglia attraverso le varie, sì, campagne. Ma c'è l'irrigazione capillare di quasi tutti i terreni, cioè storicamente il Villoresi ha costruito una rete idrica capillare per andare ad irrigare quasi tutti i terreni dove c'erano le condizioni, diciamo, altimetriche con le quote per poter farlo. 84 km di canale, se sì. Contassimo tutte, quanti migliaia di chilometri arriviamo più o meno? Facciamo una roba come a spanne. Mi prende un po' in contropiede, ma penso che saremo nell'ordine di 4-5 mila chilometri di canale di reti arrigua, cioè con una distribuzione così capillare. Proprio stando anche bassi e senza fare i conti troppo bene. Sì. Questo fa capire l'importanza, appunto, di questa massa d'acqua che, ahimè, appunto, dicevamo, al momento sono solo 12 metri cubi? No, sono 6. Ah, 6 al momento, diciamo, 6 metri 5 cubi. Metri cubi. 5 metri questo cubi. È un invaso che dà, praticamente non dà la percezione che l'acqua, okay, è poca, perché viene invasata, però sono solamente 5 metri cubi a fronte di 55 di concessione, quindi tenga conto che siamo sotto un decimo della portata. Oltre a pregare il Padre Eterno, appunto, che piova di più e magari noi a fare qualche stupidata in meno in giro per il mondo, cosa si può fare però per salvaguardare quest'acqua? Bisogna, in un anno come questo bisogna porsi delle domande, bisogna capire l'anno prossimo, perché potrà ripetersi. Chiaramente abbiamo visto che ci sono stati anni precedenti dove la crisi non era così grave, però bisogna farsi delle domande e mettere in campo ulteriori risorse, perché poi l'imprevisto porta sempre un'esperienza e maggiore conoscenza, quindi chiaramente si metterà in campo tutto quello che sarà possibile per cercare di parsimonializzare la risorsa idrica e sfruttarla al meglio, perché non è possibile produrla, e quindi chiaramente dovremo per forza gestire. Oltretutto, diceva una cosa che in tutti questi anni di lavoro per il consorzio di Loresi lei non aveva mai visto in questa modalità, che diceva, appunto, già a maggio le prime avvisaglie, i primi problemi di irrigazione, e che continuano senza sosta. Sì, esatto, non c'è stato proprio un attimo di tregua, si sperava nelle piogge, ma però non è così, non è successo. Quindi... qualche giorno fa però qualche acquazzone è arrivato, qualche temporale è arrivato, perché quel tipo di pioggia non aiuta l'agricoltura, non aiuta ad aumentare l'acqua del Loresi? Allora, bisogna distinguere un attimino, l'acquazzone qui in pianura è limitato, praticamente si parla di 1, 2, 3 mm, 4 di acqua che danno un leggero sollievo per qualche giorno, 1, 2 giorni. L'acquazzone, diciamo, in montagna potrebbe aumentare il livello idrico del lago e potrebbe dare maggiore disponibilità e quindi più disponibilità per l'irrigazione e derivazione per i nostri canali. Quindi da una parte diciamo l'acquazzone in montagna è quello che potrebbe aiutarci anche ad andare avanti nella stagione, così, soprattutto in questo periodo, no? L'acquazzone in pianura chiaramente è solo acqua che viene persa. Sì, chiaramente non è che va a salvaguardare molto quello che ha raccolto, perché con queste temperature e via dicendo, anche 2-3 mm di pioggia evaporano nel giro di 1-2 giorni, quindi perfetto, da solo un sollievo. Allora, io ti ringrazio davvero tantissimo per averci spiegato bene, appunto, l'importanza del canale Villoresi e anche l'importanza, appunto, dei Navigli e le differenze tra loro due. Grazie mille davvero e buon lavoro, speriamo, appunto, grazie a voi. Speriamo di risentirci tempi migliori. Speriamo, ce lo auguriamo tutti.
Miei cari milanesi, io vi ringrazio tantissimo per averci seguito qui davanti, appunto, ecco, vediamo anche le auto del Consorzio Villoresi, perché siamo appunto, diciamo, una delle sedi del Consorzio Villoresi, tante lungo questi 84 km di canale, e avete capito l'importanza del lavoro che fa giornalmente un consorzio come quello Villoresi per i nostri campi, per le nostre acque, per la nostra agricoltura lombarda. Ricordiamo, Milano, secondo comune agricolo d'Italia. Grazie mille a tutti per averci seguito, ci vediamo come sempre alla prossima puntata di Miei cari milanesi, sempre qui su Milano News, per raccontarvi Milano, la grande città e tutto quello che fa grande la nostra città. Allora,